Nissan ha presentato in modo digitale nel Nissan Pavilion di Yokohama il primo crossover coupé elettrico Ariya, che segna l'inizio di una nuova era per Nissan. Ariya racchiude la massima espressione delle tecnologie e del design di Nissan e apre la strada al piano di trasformazione Nissan Next per il rinnovamento della gamma con motori elettrificati. Abbiamo creato Nissan Ariya come risposta alle aspirazioni e alle esigenze dei clienti di oggi, ha dichiarato Makoto Ukida, CEO di Nissan. Combinando i nostri punti di forza nei veicoli elettrici e nei crossover, Ariya segna il passo della nuova era di Nissan, che sarà all'insegna di prestazioni brillanti, tecnologie di connettività e design rivoluzionario. Il nuovo crossover amplia l'offerta di mobilità con motori avanzati elettrici, sistemi avanzati di assistenza alla guida e connettività. Ma non solo. Ariya è anche parte integrante del piano di Nissan che prevede il lancio di 12 nuovi modelli nei prossimi 18 mesi. Inoltre Nissan prevede di vendere oltre 1 milione di veicoli elettrici ed elettrificati, e-POWER, e oltre 1,5 milioni di veicoli equipaggiati con sistemi di guida autonoma in più di 20 modelli in 20 mercati, entro la fine dell'anno fiscale 2023. Nissan Ariya mostra anche il nuovo logo di Nissan, che simboleggia l'impegno dell'azienda verso l'innovazione per le nuove generazioni di clienti. Sarà adottato dai modelli Nissan di prossima introduzione. Il nuovo logo coniuga contemporaneamente le due anime, quella del futuro e della tradizione. Il nome dell'azienda rimane al centro e porta con sé il tradizionale spirito di innovazione che si rinnova ancora una volta nelle linee grafiche e nella struttura. Nissan Ariya segna l'inizio di una nuova era nella nostra storia, l'inizio del nostro percorso di trasformazione per i nostri prodotti e la nostra cultura, ha detto Ukida. Definisce ciò che conta per Nissan, ci rappresenta e incarna l'essenza di ciò che siamo, audaci, appassionati e innovativi.